All this introduction was necessary, in my opinion, to understand the title. Okay. Tutta questa introduzione, secondo me, era necessaria per comprendere il titolo. So now in this lecture, I would like to describe via negativa strategies. The strategies for exposing the situation of the audience in Via Negativa performances produced in years 2002-2008. Dunque, in questo seminario io adesso vorrei descrivervi le strategie di Via Negativa per esporre la situazione del pubblico nelle performance di Via Negativa prodotte negli anni 2002-2008. So, first performance, with the title Starting Point Anger, was premiered in Ljubljana's Modern Gallery. And it presents the principle that is maintained and repeated in all Via Negativa works. Full frontal performance and confrontation with audience, both sides under full lights, like this now. La nostra prima performance, il nostro punto di partenza, è stato proprio Starting Point Anger. Ora, Starting Point Anger è stato per la prima volta rappresentato a Ljubljana, alla Modern Gallery di Ljubljana, e presenta il principio che è stato mantenuto e ripetuto in tutte le opere di Via Negativa, cioè una performance totalmente frontale e un diretto confronto con il pubblico. Entrambe le parti illuminate completamente. So formally, Starting Point Anger is a gallery performance with a 15-minute statement on the personal source of anger. Seven performers presented themselves as gallery exhibits. You have to know that performance was not about that performers should stage the anger as emotion. The question for performers were to discover their personal root, where their personal anger grows. Formalmente, Starting Point Anger è una rappresentazione, una gallery performance, proprio una performance da galleria. Ora, ci sono 15 minuti costituiti da statement sulla fonte personale della rabbia dei sette performer che presentano essi stessi, anzi presentano se stessi come parte di questa mostra, di questa galleria. Anzi, infatti volevo puntualizzare una cosa importante, cioè che la performance non era sulla maniera in cui la rabbia potesse essere messa in scena, ma la questione è che ogni performer doveva scoprire le ragioni personali e profonde della propria rabbia intima. So performance takes place within the current exhibition in galleries and museums at the time when the exhibition is open to regular visitors. Not closed in the evening, but during when regular visitors were there viewing the exhibits. Within each exhibition, performers choose the most adequate context for their short solo pieces about their personal root of anger and present themselves as gallery exhibits. All six solos run simultaneously and are repeated six times. In the last repetition, performers switch places and appear as copies of each other. The viewer can watch each performer from beginning to end if he wants, and can freely choose the order in which to watch them. Thus, similar to how one views a gallery exhibition, the viewers can create their own dramaturgy of the performance. Okay. La performance, quindi, ha luogo all'interno di vere e proprie mostre.
allestite in gallerie e in musei durante gli orari in cui le mostre sono aperte ai visitatori regolari. Ribadisco, non la sera quando sono chiuse, no, durante le ore in cui sono accessibili ai visitatori. All'interno di ogni mostra i performer scelgono il contesto adeguato per i loro pezzi personali a seconda della loro personale fonte, radice di rabbia, e si presentano proprio come parte della mostra, come quadri di questa mostra. Tutti e sei i performer da soli corrono simultaneamente e sono ripetuti per 6 volte. Nell'ultima ripetizione i performer si scambiano di posto e sembrano essere come le copie l'uno dell'altro. L'osservatore quindi può osservare ciascun performer dall'inizio alla fine se lo desidera, oppure può molto liberamente scegliere l'ordine in cui vuole osservarli. Allo stesso modo, proprio come si visita una galleria d'arte, gli osservatori, i visitatori, possono creare la loro personale drammaturgia della performance. So, at the beginning of the performance, spectator must decide how to proceed through the performance spaces. Will he proceed in a linear way, or will he follow some other principle? Spectator can follow the logic of free, even random path, perhaps not even completing the viewing of individual scenes, and thus becomes a sort of intruder, leaving one scene too early and forcing his way into another like an uninvited guest. We are witnesses to democracy in action as well as to all of its problematic aspects. All'inizio della performance, lo spettatore deve decidere come procedere attraverso tutti gli spazi della performance. Procederà in maniera lineare oppure seguirà un altro principio, un altro criterio. Lo spettatore può seguire la logica di un percorso casuale o libero, magari decidendo di non completare la visione delle singole scene e quindi diventare una sorta di intruso che lascia una scena troppo presto, oppure che accelera il suo passo in un'altra scena, proprio come un ospite non invitato. Noi siamo, in questo caso, testimoni della democrazia in azione, così come di tutti i suoi aspetti problematici. Okay, let's see a short montage of this breve montaggio del pezzo.
Ok. what I wanted to show you is to understand how this piece was running. So you have to imagine all of these scenes were running simultaneously in different spaces of the audience. You saw that in Ljubljana, this is from Ljubljana, audience was really, really neat. They were sitting and watching. They decided to be theater audience. But this was not the situation while we were touring with the piece. So what I liked in this piece, that audience was always changing strategies. Usually, there were three kinds of audience in this piece. One audience behaved like this one. They decided to sit and watch piece from the beginning to the end, and go to another from the beginning to the end, and so on and so further. There were, the second time of the audience was the people that were running from one to another piece, like not watching them until the end. They were just wandering around the gallery. And then there was a third type of audience, and these were the regular visitors of the gallery. So a lot of time happens in these performances that these visitors were ignoring our audience because they were watching the exhibits on the walls. So a lot of time they became a part of our pieces. When this guy was doing his dance, there were two women watching pictures, and there was audience watching all complete situation. in the end, there was a trick in this performance, of course. In the end, when they all saw this individual pieces, then they were interested in how the other performers' copies will execute some really demanding parts of the piece. So in the end of performance looks like that people were running from one solo to another just to see this particular part of it. The copies. The copies, yes. Allora, vi ho mostrato questo video affinché voi poteste capire come sono stati organizzati i vari pezzi. Dovete considerare che tutte queste scene venivano recitate o realizzate, insomma, simultaneamente in diversi luoghi, quindi in contemporanea. Ora, a Ljubljana devo dire che il pubblico ha scelto di essere molto ordinato, come avete visto. Cioè, il pubblico si sedeva, decideva di stare un po' come a teatro, fermi, attenti, ma questa non è proprio la situazione che noi desideravamo. Infatti devo dire che col tempo mi sono reso conto che il pubblico cambiava anche la sua strategia. C'erano tre diverse tipologie di pubblico. Allora, la prima tipologia era quella che avete già visto, cioè il pubblico seduto che guarda ciascuna scena, ciascun singolo pezzo dall'inizio alla fine in ordine. Poi c'è un secondo pubblico, una seconda tipologia di pubblico, cioè ci sono quelli che corrono da una parte all'altra, magari non guardano neanche la fine di un pezzo, ma vagano un po' nella galleria o nel luogo in maniera più o meno casuale. E infine c'è un terzo pubblico, e questa è la cosa interessante, si tratta dei visitatori regolari, e ci è spesso capitato che questi visitatori ignorassero completamente le nostre performance, cioè mentre i nostri performer realizzavano la loro performance, questi visitatori diventavano parte stessa della performance, perché loro guardavano attentamente i prodotti della galleria, quindi la mostra, guardavano la mostra, quindi essi stessi diventavano parte del nostro setting. Naturalmente in questa performance c'era un trucco, e alla fine devo
raccontarvelo, cioè c'erano anche quelli che poi si interessavano ad alcuni momenti particolari delle performance, e quando c'era lo scambio tra gli attori si affrettavano a vedere come le copie avrebbero rirappresentato quei punti particolari della performance. Quindi c'era anche, è scattato questo interesse, questa cosa in particolare. So in the entire Via Negativa opus, the basic relationship between performers and the audience is exposed and radicalized. What might look like unscrupulous kindness is actually recognition of the privileged role of the audience, though constantly questioned. Via Negativa reminds spectators of their subjective position, and, in the end, always benevolently returns this position to their own hands, or their mouth, as in a new taste. All of this is nothing other than payment for the experienced pleasure, which, to a more cynical observer, might appear to be a torture, a hardcore pressure that must be endured until the performance comes to an end. Indeed, one might discover here a new definition of Aristotelian catharsis. Yes. Dunque, in tutta l'opus di Via Negativa, la relazione di base tra il performer e l'audience, cioè il pubblico, è esposta e radicalizzata. Ciò che può sembrare come una gentilezza senza scrupoli, in realtà è un riconoscimento del ruolo privilegiato dell'audience, sebbene costantemente messo in discussione. Via Negativa ricorda agli spettatori la loro posizione soggettiva e alla fine, in maniera sempre benevolente, rimette questa posizione nelle loro mani o, se volete, nelle loro bocche, come per assaporare un gusto nuovo. Tutto questo non è null'altro che il pagamento del piacere sperimentato, che agli occhi di un osservatore più cinico potrebbe sembrare una tortura, una pressione senza fine che deve essere sopportata fino a quando la performance giungerà alla fine. Invece, si potrebbe qui scoprire una nuova definizione del concetto di catarsi aristotelico. The same principle is maintained in the next Via Negativa performance entitled More from 2003. Lo stesso principio è amplificato nella successiva Via Negativa del 2003. So this was the performers for 7 performers, 12 scenes and moderator. And it was running like this. By choosing different foodstuffs displayed in the front of the stage, the audience combines the scenes and forms the structure of the performance. This looked like this. Allora, ve lo traduco. Lo stesso principio, come già detto, viene amplificato in Via Negativa. Si tratta di una performance con 7 performer, 12 scene e un moderatore. Food and moderator. C'è il cibo e il moderatore. In this case this was famous Croatian TV. È un personaggio famoso della televisione, che è il moderatore in questo caso. Ok, vi traduco quello che ha detto prima. Scegliendo diversi cibi che vengono allineati davanti al palcoscenico, il pubblico può combinare le scene e le forme e quindi struttura esso stesso la performance. Questo crea un nuovo contesto di performance per ciascuna performance. E qui abbiamo poi i cibi. Il moderatore. So each scene
is a personal statement in which the performer reveals his gluttony or his fight against it. Special guests of the performances are professional moderators. So they guide and direct the show through continual contact with the audience. They were all the time on the stage and they were communicating with the audience to ask them to choose stuffs from the stage. So the show is runs. Ogni scena è uno statement personale in cui il performer può rivelare la sua ingordigia oppure la sua lotta contro l'ingordigia. Ci sono degli ospiti speciali nelle performance che sono dei moderatori professionisti provenienti dai mass media, cioè TV, radio, televisione e così via. Guidano e dirigono lo show attraverso un contatto continuo con il pubblico. Infatti il moderatore continua a porre al pubblico delle domande, a chiedere al pubblico di scegliere i cibi, così che la scelta continuamente cambia e il contesto continuamente cambia. So this performance was different every evening. There were different combinations, different order of the scenes, all the time something new on the stage. Quindi questa performance variava ogni sera, c'erano diverse combinazioni di cibi, un diverso ordine della scena, cambiava tutto ogni volta. Okay. And here is now one combination. E adesso vi mostro una di queste combinazioni.
So, about the more, the choice of the foot was random, the execution less so, as the performers have prepared actions with the chosen foot in advance. All that audience can change is the order of the scenes, and this creates a new performative context each time. This audience participation does not imply only actual decision-making about the sequence of the performance, but it's also a hidden trick. By way of cleverly conceived staging, the viewer overcomes any moral restrictions or embarrassment about the use of the foot for an aesthetic purposes, in other words, its misuse, and accepts it as something self-evident. In this sense, the performance forces the audience into a performative turn, privileging the performative, or the aesthetic, over the moral, ethical, or social. The audience is caught in its own trap, ambushed by a performance strategy that might have once been called an illusion. The consequences are obvious. The disgust because of misuse of the foot is now repressed and replaced by hysterical laughter. The actions on the stage are perceived as comical and even burlesque exhibition. Spectators are dispossessed of its voyeuristic position, since they are now collaborating in this perverted use of foot. The audience becomes co-conceptualist, co-conspirator, co-participant, a sort of accomplice in committing a crime. La scelta del cibo è casuale, mentre l'esecuzione lo è meno, in quanto i performer hanno preparato le azioni avendo scelto il cibo in anticipo. Tutto il pubblico può cambiare l'ordine delle scene e questo crea un nuovo contesto della performance ogni volta. Quindi questa partecipazione del pubblico non implica soltanto un processo decisionale reale sulla sequenza della performance, ma è anche una trappola nascosta. Infatti, attraverso una messa in scena accuratamente concepita, l'osservatore supera qualsiasi ostacolo morale o qualsiasi imbarazzo sull'uso del cibo per un principio estetico, cioè in altre parole il suo cattivo uso, e lo accetta come qualcosa di autoevidente. In questo senso la performance obbliga il pubblico a fare un cambiamento nella performance stessa, privilegiando l'aspetto rappresentativo, o se volete estetico, su quello morale ed etico o sociale. Quindi il pubblico viene preso in trappola, nella sua stessa trappola, cioè sommerso da una strategia della performance che potrebbe anche essere stata definita come un'illusione. Le conseguenze sono ovvie, cioè il disgusto causato dal, tra virgolette, cattivo uso del cibo viene ora represso e sostituito da risate isteriche. Le azioni sul palcoscenico sono percepite come comiche, persino burlesche. Gli spettatori sono ormai totalmente privati dalla loro posizione voyeuristica, poiché adesso stanno collaborando in questo utilizzo perverso del cibo. Quindi il pubblico diventa co-concettualista, co-cospiratore, co-partecipante, una sorta di complice nel commettere un crimine. So the act of changing roles of performer and spectator is even more purified in Incasso,
which assumes dimensions of the political economy and the performative market. Dunque l'utilizzo, l'atto del cambiare i ruoli del performer e dello spettatore è ancor più purificato in incasso, che assume le dimensioni dell'economia politica e del mercato della performance. The first scene of incasso is the purchase of tickets for the performance. This is in fact the acquisition of the material for the performance. Performers use the ticket money as props for the scenes on grid. The performance stops the usual circulation of money to help performers create a personal relation to it instead of a trading one. The final outcome of these procedures with the money is artifacts made out of money, and the performance ends with their sale. La prima scena di incasso è proprio l'acquisto dei biglietti per la performance. E questa è infatti l'acquisizione del materiale per la performance. I performer utilizzano il denaro del biglietto come elemento fondamentale, propulsore per le scene sull'ingordigia, infatti, cioè scusate, sull'avarizia. La performance interrompe la circolazione normale del denaro per aiutare i performer a creare una relazione personale nei confronti di questo, invece che una relazione commerciale. Il risultato finale di queste procedure con i soldi è la realizzazione di artifici che sono basati sul denaro, e la performance termina proprio con la loro vendita. Ok, let's look. Vendita. Questa è l'avarizia. Svojim denarjem ste si kupili pravico, da ste prisotni, da ste priča gledališkemu dogodku, ki je enkraten in neponovljiv, da ga vidite na lastne oči in občutite na lastni koži. Sta ballando con i soldi sul sedere. Oh, this is marriage with money. She's going to marry with questo è il matrimonio con i soldi. Personality on money. It's former Slovenian. It's the colors, you know. It's okay. Vaš denar je postal umetniško delo.
So the idea is like Caterina, this performer, in the end of the piece, explained that audience now participate with money in this show, but directly with what they paid for performance. Because the situation, we find this situation that you have to pay for something. You don't know what you're going to see. It's quite strange. Now, usually we buy things, we see things, and then we decide to buy them. But in art, it's different. You have to pay in advance. You have to invest in show without knowing what are you investing in. L'idea fondamentale è proprio quella che Caterina ha espresso nell'ultima rappresentazione, l'ultima performance che noi abbiamo visto, cioè il pubblico diventa partecipa proprio direttamente, viene coinvolto direttamente, in stretta relazione con i soldi e quindi partecipa direttamente per ciò per cui ha pagato. Infatti normalmente la situazione nella quale ci troviamo normalmente è che di solito noi vediamo prima una cosa e poi la compriamo. Invece nel teatro, nello spettacolo, accade esattamente il contrario. Noi non sappiamo ciò che andremo a vedere. Quindi noi paghiamo anticipatamente per ciò che non conosciamo. Cioè noi investiamo per vedere uno spettacolo che non conosciamo. Quindi vediamo dopo aver comprato. So the claim that money is a work of art, like she said in the end of this clip, is lucidly presented manipulation. This shift is not paradoxical but paralectic. Somewhere at the bottom of its lower brains, the audience knows what's happening. And yet, the performance seems like a pure replacement of the real. Even here, in the situation of artistic event, the same laws of economy are still working. We are on the market. The process of buying and selling is still taking place right here and right now. The spectator and the performer are actually the same body negotiated on the same market stage. Quindi la pretesa che il denaro sia un'opera d'arte, come lei ha affermato nell'ultima clip, è chiaramente, lucidamente una manipolazione, cioè viene presentata lucidamente ma è una manipolazione. Questo cambiamento non è paradossale ma è paraclettico. In qualche posto nel loro cuore, nel proprio cuore, il pubblico sa cosa sta accadendo e tuttavia la performance sembra essere una pura sostituzione del reale, ma anche qui, nella situazione di un evento artistico, le stesse leggi dell'economia valgono. Cioè, noi siamo sul mercato e il processo di acquistare e vendere si sta svolgendo proprio davanti a noi in questo momento. Quindi lo spettatore e il performer stanno realmente condividendo e negoziando lo stesso corpo sullo stesso mercato, che in questo caso è il palcoscenico. So you have to know that during the incasso, Caterina made an auction for this money that she smeared with her own blood. She put this banknote in a really nice box. Where is this box? No, I don't have it here. In one really nice black box, and she asked the audience to auction who is going to pay more for this artifact, for this money with her blood. And usually we offer, the beginning price, we offer like double value of banknote. Let's say if there was 10 euro, we asked for 20.
And usually audience start to auction. And let's say in a lot of cases we sold this banknote for 100, even 200 euros during the show. Sometimes we didn't succeed in it. Durante incasso dovete sapere che Caterina organizza un'asta con i soldi che ha ricevuto dai biglietti, sui quali però imprime del sangue con le proprie dita, poi mette questi soldi in una scatola nera e mette questa scatola nera all'asta, cioè chiede al pubblico di offrire una somma per la vendita di questa asta, quindi vediamo chi pagherà di più. E, per questi soldi con il suo sangue. Normalmente si parte dal valore doppio di quello all'interno della scatola, quindi se ci sono 10 euro per esempio si arriva a 20, cioè si parte con 20 euro e si può arrivare in alcuni casi a vendere la scatola a 100 euro, anche 200 euro. Yeah, let's say Romeo Castellucci bought it for 100 euros. Romeo Castellucci l'ha acquistata per 400 euro. No, for 100. 100. 100 euro. Just 100. 100. Oh my God. Ah, solo 100 euro, solo, quindi è andato solo bene. 100. Solo 100. but what we did also in Incasso is that Caterina, during of making of this artifact, took a picture with the audience. So we always had a photograph there, and she take this banknote, she stands in front of the audience, and she took a picture together with the audience, like this. E un'altra cosa che Caterina ha fatto durante la realizzazione di questa performance e nella realizzazione di questo manufatto proprio, o se volete chiamarlo artificio anche, che fa una fotografia insieme al pubblico. Lo vedete qui, lei fa proprio questa fotografia stando davanti al pubblico con la sua scatola. So, the audience as background is the real definition of its position. Also, the audience involved into the manipulative process of the performance imagines that it is in the foreground. Its proper place, in fact, is a hinterland or back up for the military tactics of the performance, its cannon fodder. In other words, the smiling faces on the photograph guarantee the market success of the performance. Il pubblico e quindi lo sfondo, il pubblico come sfondo, è la reale definizione della sua posizione. Inoltre, il pubblico coinvolto in un processo manipolativo della performance immagina di essere in prima linea. Infatti il posto giusto del pubblico è proprio un entroterra oppure una retroguardia delle tattiche militari della performance, una specie di, potremmo dire, cannon footer, utilizzando il termine tedesco, cioè proprio un combustibile per i cannoni, in altre parole. Cioè le facce sorridenti della fotografia garantiscono il successo sul mercato della performance. So, and on the, in the very end of the incasso, we were selling this photo. E infatti like, poi in incasso le vendevamo queste foto. Like in one nice frame. Ecco, con una bella cornice. Yeah. Like so that the audience can buy a souvenir e of the performance. E quindi il pubblico yeah. poteva poi acquistare i souvenir. Yeah. Next performance. La prossima performance is, è Wood would not. Allora, questa non si può tradurre perché would è una particella grammaticale, quindi è il gioco del condizionale. Would o would not, yeah. La particella che si usa per il fare per il condizionale in inglese, potremmo al massimo far per far capire l'idea dire farei o non farei. Ok. Yeah. So
Via Negativa's earlier strategies in relationship to the audience are synthesized in the work What Would Not, which is literally guided by audience members caught in the tension between whether they would or would not participate, or more precisely, between two poles of their desire. Le prime strategie di Via Negativa in relazione al pubblico vengono sintetizzate in questo lavoro, Would or Would Not, che è letteralmente guidato dai membri del pubblico che sono catturati nella tensione tra il parteciperei o non parteciperei, o più precisamente tra i due poli del loro desiderio. So what would not can take the course only with an active collaboration of the audience. It depends on viewers' readiness to participate in the scenes on the stage and to accept the responsibility for the course of the performance. The performance starts with champagne and strawberries at a casting party, where performers make verbal and physical contacts with visitors. They ask them questions like, would you like to see my penis? And then, if the answer was yes, they actually exposed their penis. Or would you lick honey off my body? If the answer was yes, she was offering some honey on tits or something. So would you let me touch your penis or something like that? All these questions were running through the casting party. So, the intention of this casting party was to find good collaborators for the later then in the show. Would or would not può quindi prendere il corso, cioè può quindi realizzarsi soltanto con una collaborazione attiva del pubblico. Dipende dalla prontezza dell'osservatore a partecipare nelle scene sul palcoscenico ed accettare la responsabilità durante la performance. La performance inizia con champagne e fragole durante il party di tutto il cast, laddove i performer hanno dei contatti fisici e verbali con i visitatori. Essi formulano delle domande tipo: vorresti vedere il mio pene? Vuoi? Naturalmente, se loro dicono di sì, poi loro lo esibiscono. Vuoi leccare miele dal mio corpo? E se dicono di sì, poi glielo fanno fare. E quindi domande di questo genere e così via. L'obiettivo è individuare dei buoni collaboratori per quello che poi avverrà sul palcoscenico. But there was no deal with them, like you will do this with me or not. Naturalmente non c'è poi un affare tra i due, cioè tu farai questo con me e io con te, cioè non c'è poi una relazione sessuale che si innesca. Yeah. One scene from the performance. Yes, professional lutka. Oživljava množivo. Svojom maštom pokrećem nepokretno. Za izvedbu svog prizora želela bih animirati dva penisa. I hope you understand this English. Okay, general. Animacija je vrsta magije koja me oduševila još kao djevojčicu. U svom profesionalnom radu često se susrećem sa mališanima. Vežbam različite tehnike animacije kako bi ih zadovoljila. Thank you.
Smatra se da najteže voditi marionetu. Vrhunski majstori mogu da vode dve marionete. Slično ovoj tehnici je i animacija javajke. Objekat se podupire pomoću štapova i pokreće. Ali najviše volim animaciju ručne lutke. Pomoću direktnog kontakta ostvarujem veću moć manipulacije. Za igru ruku je potrebna bujnija mašta i razvijenija asocijacija. Bitno je da objekat držim kao jaje. Ne previše čvrsto, da ne stežem i ne previše blago da mi ne ispadne. Živost nastaje u karakterističnim pokretima ruku kojima objekat dobija svoju gravitaciju. U svom profesionalnom radu veoma sam kritična prema sebi. Najveći uspeh za mene je kada objekat zaroni u maštu i uzdigne se u svoj život. So this, let's say that this was the most demanding scene for the audience in this piece, and while we were thinking about the performance, we were quite curious if this would be possible or not. As you saw, it is. And it's interesting what happened after 5 performances in Ljubljana. After 5 performances in Ljubljana, we had to stop with this show. Because people are coming to see this show over and over again and again. And they were bringing friends and friends of friends. And they can hardly wait that this animation will start or some other scene. That they could jump on the stage, that they could be naked, that they could make fun out of themselves. So the show lost any meaning for us because this basic tension was completely lost. So in this case, the audience practically stole performance from us. Questa è stata la scena, diciamo, più esigente della performance. Infatti, noi mentre decidevamo sulla esecuzione della performance, eravamo curiosi di sapere se poi in seguito sarebbe stato possibile oppure no fare una scena di questo tipo. E invece, come vedete, è stato possibile. Che cosa è accaduto però dopo 5 performance? È accaduto che noi abbiamo dovuto interrompere le performance perché
il pubblico continuava ad arrivare, portando sempre più gente, amici su amici, persone su persone, e tutti quanti venivano per vedere questa scena, questa performance, perché erano ansiosi magari di salire sul palco, di mostrarsi nudi, in qualche maniera di trovare l'aspetto divertente da questa performance. Quindi a questo punto per noi aveva perso il significato, perché l'attenzione non era più quella, non si sente? Non era più l'attenzione, non era più focalizzata su ciò che ci interessava, e quindi in qualche maniera l'azione ci aveva derubato della performance stessa. Okay. So after this performance we decided to hold back a little bit. Quindi decidemmo di fare qualche passo indietro dopo questa performance. Because we simply learned that audience is prepared to much is ready to do whatever we can imagine, even more. Perché abbiamo capito, abbiamo appreso che il pubblico è pronto a fare qualsiasi cosa noi vogliamo, anzi di più, andare anche oltre. So our next performance was quite classical, let's say. Quindi la nostra performance successiva è stata classica, tra virgolette. Yes. So we made next production together with Opera House. Quindi l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Opera. It was offer from Eurocas Zagreb Festival. Eurocasang Festival. Yes, to make the production together with Opera House because our next year theme was laziness. Perché? Perché insieme con appunto il grande teatro l'Opera, perché la nostra successiva il nostro successivo peccato capitale era proprio l'accidia. But when we were thinking what laziness means for us, basically, it was about the artistic laziness. So the basic question was, what and why artists should do? Quindi quando noi ci siamo chiesti che cos'è l'accidia, ce lo siamo chiesti da un punto di vista artistico e ci siamo chiesti quindi che cosa e perché gli artisti dovrebbero fare. So after a few months of working on the proposal by the Eurocas Festival to combine opera and performing arts in our new production, we decided to examine the reasons why not to do it. Under the pretext that it is a protest against the festival artistic board, Vivo Verdi deals with artistic impotence and creative sloth. The story runs around questions as to whether it is possible and reasonable to combine opera and performance, and why this should be impossible and preposterous. Slot laziness in this situation is disguised in different forms of questions and doubts about why and what the artist should produce, the defense of artistic freedom and integrity, or on the other hand, in arguments why to do it anyway, why to submit to expectations, etc., etc. Dopo qualche mese di lavoro sulla proposta che ci era stato fatto dal Festival di Eurocas per combinare l'opera e le arti dello spettacolo nella nostra nuova produzione, noi decidemmo di esaminare le ragioni per le quali non farlo. Infatti, con il pretesto che si trattava di una protesta contro il comitato artistico del festival, Viva Verdi si occupa dell'impotenza artistica e della accidia creativa. La storia
gira intorno alle domande secondo le quali sia possibile oppure no, e sia ragionevole oppure no, combinare l'opera e la performance, e perché questo dovrebbe essere impossibile e pretenzioso. L'accidia in questa situazione è mascherata in diverse forme di domande e di dubbi sul perché e sul per come l'artista dovrebbe produrre, e la difesa della libertà artistica e dell'integrità, oppure dall'altra parte, in argomentazioni che discutano il perché farlo in ogni caso e il perché sottoporre tali aspettative al nostro pubblico. So this is how the performance started. Ed ecco come è iniziata la performance. Moje ime je Bojan Blanovec. Ideje selektora Branka Breznica i umjetničke direktorice Eurokaza Gordane Vnuk o spajanju opere i performansa je pretenciozni festivalski koncept koji nema nikakve veze s umjetničkim ciljevima projekta grupe Vije Negativa. Sve što ste pročitali u pres materijalima ili ste čuli u najavama ove predstave, obične su izmišljotine. Vije Negativa je projekt istraživanja osnovnih relacija teatralnosti, a nikako kritika postojećih scenskih formi, bile one tradicionalne ili suvremene. Vije Negativa ne bavi se teorijskim tezama festivalskih direktora. Ne prihvaćamo da se jeftinim marketinškim trikovima manipulira našim radom. Odbijamo sudjelovati u festivalskim strategijama kojima producenti žele upravljati svoj kvazi avantgardistički i društveno angažirani status. Zbog toga smo ja, kao reditelj predstave, i Špela Trošt, kao producent Vije Negative, odlučili da večeras predstave Viva Verdi neće biti. Ovo nije predstava. Ovo je protest. Moje ime je Kristijan Aldrubi. Ja sam glumac i performer iz Novog Sada. Mene ne interesuju producentski problemi koje ova predstava ima. Ja ne želim time da se bavim. To je posao Branka Breznaca i Bojana Jablanovca. Ja se samo pitam čemu sve ovo. Za čega sam proveo 6 jebenih mjeseci na relaciji Beograd-Ljubljana, radeći na predstavi koja se otkazuje. Stvarno me ljudi dopet nema nikakve koristi od svog rada koji sam uložio u ovaj projekat. Za mene je glavno pitanje u cijeloj ovoj lošoj priči, pitanje za producente i za režisera, kako ispravno proceniti kad u životu stvari treba uraditi do kraja, a kad treba odustati. Ovo je programska knjižica Eurokaz festivala. U njoj nema Bog zna šta. Nakon pola godine mog uloženog rada, od svega što sam radio, ostaje samo ošlapa naslov predstave koje nema. Aldrubi Kristijan u njoj ne postoji. Za koji kurac sam ja ovde? Okay. Huh? And then they are going on with e poi si va avanti con la spiegazione.
why they disagree or why they agree with this protest, but of course also opera parts are starting to grow out of this, so performance is there anyway. Okay, so there is one, I would like to show you one scene with the opera singer now. E quindi poi va avanti, si spiega naturalmente il parere di quelli che sono d'accordo, di quelli che non sono d'accordo con la protesta, e poi c'è anche la parte dedicata all'opera, vi vorrei, perché continuano anche quelli che hanno a che fare con l'opera, e vorrei mostrarla. Yeah, yeah. No, this one. It may look like I'm doing nothing, but on the inside there's an extremely complex process of production in action. My organs are working 24 hours a day. The guy is drinking beer for half of hour now, in the back there. Yeah. Il ragazzo che sta facendo la performance aveva già bevuto dietro le quinte per una bella mezz'oretta, quindi è abbastanza fuori di testa. Okay. So, to understand what's happening. It may look like I'm doing nothing, but on the inside, there's an extremely complex process of production in action. My organs are working 24 hours a day to produce maximum productivity levels. See? I am productive. But I've also been a terrible waster. I spent 18 years in institutionalized education. 8 years in primary school, 6 years in secondary school, 4 years doing my bachelor's degree, and 1 year doing a master's degree. I have a first-class honors degree in modern languages, Spanish and Italian, and a master's degree in performance. The final result is that I can tell you a joke in fluent Spanish. Entonces este actor y su mujer le crearon la sorpresa. Llega a la casa y la mujer está tomando el sofá, pero está vestida muy sexy, ¿no? Y tiene una braga así, pero con la parte del chocha abierta al aire, ¿no? Y le dice al actor, amor, ven aquí, quiero chuparme el coño, ¿no? Y el actor dice, pero mujer está loquísima, pero mira que le he hecho a tu braga. No, no, it's not in the video. I know to some of you it looks like I've produced nothing but waste. I know it's not enough to be productive. You must also be creative. A real artist, I mean a really great artist like Marcel Duchamp, for instance, would easily transform this into something fascinating and beautiful. So today, I call myself Fontana. Thank you.
So our next piece was Four Deaths. It was piece about envy. And we as artists ask ourselves who we must kill for the love of the audience. L'ultimo pezzo, il prossimo pezzo, si chiama Four Deaths ed è strettamente legato all'invidia e i nostri artisti si chiedono chi dobbiamo uccidere per amore del pubblico. Because just as the Bible's Cain and Abel compete for God's love, performers compete for the love of the audience. In theater, the audience is God, and on stage or behind it, we constantly switch the roles of Cain and Abel. In our story on envy, we asked, who is our Abel? Four performers set up their phantasms of the death of four great personalities of the European performing arts world: Tina Bausch, Tim Echels, Larry Bo, and Marina Abramović, and erase them from the stage of contemporary performing arts. Proprio come nella Bibbia, Caino e Abele si fanno la guerra per l'amore di Dio, i performer devono proprio combattere per l'amore del loro pubblico. Nel teatro il pubblico rappresenta Dio e sul palcoscenico o dietro il palcoscenico noi costantemente tramutiamo. Lidia, noi ci siamo chiesti chi è il nostro Abele. Quattro performer hanno definito i fantasmi della morte, quattro grandi personaggi del mondo dello spettacolo europeo, quindi Tina Bausch, Tim Echels, Larry Bo e Marina Abramović, e li hanno cancellati dal palcoscenico delle arti dello spettacolo. So I will show now a short clip about Caterina's story about death of Tina Bausch on the stage. E adesso vi farò vedere una piccola clip sulla morte che Caterina ha rappresentato, sulla morte di Tina Bausch. This is like a piece of Tina Bausch choreography from the family. Questo know, è proprio un pezzo della coreografia di Tina Bausch. Of course, this is the guy from the audience. È un membro del pubblico. Tina Bausch je rada pokadila svojo zadnjo cigareto. Thank you.
This takes for a really long time. She smokes the whole cigarette really slowly. We have to wait for her. E lei ci mette molto tempo a fumarsi la sigaretta e quindi noi dobbiamo aspettare che lei termini. Cioè, prende molto tempo questa scena. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're all together, dancing cheek to cheek. Un applauso al pubblico. The performer lives and dies with the audience and because of the audience. That's traditional paradigm. But for that, add an uncompromising distinction: the integration of the audience into the staging process. In Pina Bausch's dying scene, the audience is playing the consoler at death, giving the performer a sort of performative redemption. But this actually only proves that the audience cannot understand the deeper performative truth that is silently declared by Katharina. We can never be on the same side. Yeah. Il performer vive e muore con il pubblico e a causa del suo pubblico. Questo è il paradigma tradizionale, ma For That's aggiunge una distinzione senza compromessi, l'integrazione del pubblico nel processo di messa in scena. In Pina Bausch, cioè nella scena di morte di Pina Bausch, il pubblico svolge un po' il ruolo del consolatore durante la morte, dando al performer una sorta di redenzione all'interno stesso della performance. Ma ciò, in realtà, prova semplicemente che il pubblico non può comprendere la verità profonda di tutta la performance, che è silenziosamente dichiarata da Katharina, cioè noi non staremo mai dalla stessa parte. So the performer and the viewer each remain on its own side of the divide. But this conclusion is self-referential and has little to do with audience. The play is deeply manipulative. The consequence is a feeling of the passive absence of the performer, in which the audience has demonstrated nothing and learned nothing. But the audience is there precisely to learn nothing, because the ignorant audience is the condition for the theater. The omniscient audience doesn't need the theater at all. The performance crosses its own border and admits that actually doesn't need an audience. The paradox is unresolved. Also, Via Negativa is telling us that the performance can applaud itself. Il performer e l'osservatore rimangono ognuno da un lato della barriera. Ma questa conclusione è autoreferenziale e ha poco a che fare con il pubblico. Infatti, la performance qui è strettamente manipolativa e la conseguenza che ne deriva è un sentimento dell'assenza passiva del performer, in cui il pubblico non ha dimostrato nulla e non ha imparato nulla. Ma il pubblico è là, precisamente, per non imparare nulla, poiché il pubblico ignorante è la condizione principe per il teatro. Il pubblico omnisciente non ha affatto bisogno del teatro.
la performance quindi attraversa il suo stesso limite e ammette che realmente non ha bisogno di un pubblico. Il paradosso non è risolto, cioè il paradosso rimane irrisolto, sebbene via negativa ci stia dicendo che la performance può auto-applaudirsi. Ok, and the last piece on Seven Deadly Sins was out from 2008. E l'ultimo pezzo dei sette peccati capitali è Out del 2007. So Out is the performance on pride between the viewer and the performer. Sì, Out è una performance che riguarda l'orgoglio tra il performer e l'osservatore. So Out plays with the performer's anticipation and the spectator's expectations. When they take their position in the theater, their roles are clearly divided. The performer is there to show something, the spectator to see something. Out si occupa proprio delle anticipazioni del performer e delle aspettative dello spettatore. Quando essi assumono la loro posizione nel teatro, i loro ruoli sono chiaramente divisi. Il performer è lì per mostrare qualcosa, lo spettatore per vedere qualcosa. The performer makes a claim on the spectator's attention and understanding. The spectator expects fascination. Out is testing how the spectator and the performer will act out their roles in a situation in which is no longer clear what they can expect from each other. Il performer richiede l'attenzione dello spettatore e la sua comprensione. Lo spettatore si aspetta di esserne affascinato. Out testa quanto lo spettatore e il performer agiranno nei loro stessi ruoli in una situazione in cui non è più chiaro ciò che essi si aspettano l'uno dall'altro. So in the end of Out, 10 performers get down on their knees and start playing the game of dog's devotion, throw and fetch, with the audience. The game goes on as long as the audience is willing to play. No, we are throwing. Quindi, alla fine di questa performance che si chiama Out, ci sono 10 performer che cadono sulle ginocchia e cominciano a giocare il gioco del cane devoto, cioè lancio e prendi, come il gioco della pallina che deve prendere il cane, con il pubblico. Il gioco va avanti fino a quando il pubblico è desideroso di farlo. So this is short clip from Budapest. È una clip da Budapest. From Out. Yeah.
Oh, sorry. I will go back then. Thank you. So in this moment when this guy is coming on the stage, he's asking now audience to stop. Allora, in questo momento, quando arriva questo signore sul palcoscenico, sta chiedendo al pubblico di interrompere il gioco. But dogs wanted more. Ma i cagnolini volevano continuare a giocare. So an audience is like in between. Who to obey. Ok, ma quindi il pubblico deve scegliere chi seguire. Se il signore che è arrivato, oppure se seguire invece l'impeto dei cani. So, if in this game somebody decided not to throw ball back on the stage, then one dog is going in the audience demand ball back. Sì, infatti in questo gioco spesso se uno del pubblico aveva la pallina e decideva di non lanciarla, era possibile che uno dei performer andasse proprio all'interno del pubblico per reclamare la sua pallina in maniera, insomma, rabbiosa. So you have now this situation. E quindi c'è questa situazione, has to pubblico, find out the solution. E il pubblico deve trovare la soluzione. And usually this solution was that that somebody in the audience simply took the ball and ran out of the theater. E una delle soluzioni possibili solite era che un membro del pubblico prendesse la pallina e scappasse fuori dal teatro. Or the second version was that Gregor, this guy that demands to stop, he decided that's enough. Oppure che Grega decidesse che basta, è abbastanza, è finito. Yeah, but usually this took about 15-20 minutes. Però per fare questa cosa ci volevano più o meno 15-20 minuti. Yeah. It's quite exhausting. Abbastanza, stancante. So, but I will skip this now. And then in the end. Thank you. You have this situation. This is now the end of questa the è la fine, e avete questa situazione. This is immediately after dog game. Questo è proprio subito dopo il gioco dei cani. And now Gregor is saying thanks to the audience to be such a good audience. E Gregor sta ringraziando il pubblico di essere stato un pubblico così bravo. And asking them to leave the theater. E sta chiedendo al pubblico di lasciare il teatro. We are waiting for them to leave. E quindi sta aspettando che loro se ne vadano. And this usually also takes 10-15 minutes. E anche questo, per fare questo ci vogliono 10-15 minuti. Because the audience find this quite awkward to leave the performance before the performance. Perché anche al pubblico sembra strano dover lasciare la performance prima che gli attori abbiano lasciato il palcoscenico. So some of them usually stayed there demanding you should leave first. E quindi alcune persone del pubblico rimanevano fino alla fine pretendendo che fossero i performer a dover lasciare il palcoscenico per primi. And we ask them, no, you have to leave now. E noi continuiamo a dire loro, no, siete voi che dovete uscire. So the audience was now in the position that we were throwing them out. Quindi il pubblico si trovava adesso nella posizione in cui erano gli attori a mandare fuori il pubblico. Yeah, simply the audience now was in the position that we are telling them that we don't need them anymore. E punto questo, il pubblico si trovava nella posizione in cui gli attori, i performer, dicevano al pubblico di non aver bisogno del pubblico. Yeah. And this was really like love and hate situation. Quindi proprio una situazione di odio amore. This was the final test of this relation with the audience in our Seven Deadly Sins. E questo è stato il test finale circle. Della relazione performer pubblico nel nostro progetto dei Sette Peccati Capitali. Yes, thank you. Grazie. So if so, yeah, but also this is the book we printed in 2012. Questo è il libro, l'abbiamo stampato nel 2012.
It's about Via Negativa 2002-2011. So everything I was telling now about Seven Deadly Sins is also part of this book. Va dal 2002 al 2012, quindi più o meno potete trovare tutto quello che io ho detto in questo libro che noi abbiamo pubblicato. And also the next project we weren't talking today, Via Nova project. Abbiamo anche un altro progetto, i progetti successivi di cui non abbiamo parlato oggi, ma che troverete qui. So you can look at it. I have also potete few copies here with me if anyone would be interested qui. To potrebbe buy it. Potrebbe essere interessante anche per voi acquistarlo. Questions, of course. È solo ricordavo in una vecchia intervista parlavi di Via Nuova che è il progetto dopo Via Negativa, e volevo sapere se adesso è in questa fase del progetto, pensavo cambiasse proprio il nome tra Via Negativa e Via Nuova. No. The name of company or project is still Via Negativa. Il nome del progetto e il nome della compagnia è sempre Via Negativa. Via Nova is just Via Nova. Performance circle that followed Seven Deadly Sins. Via Nova è soltanto la serie di performance che fa seguito ai sette peccati capitali. Yes, and we finished Via Nova in 2011. L'abbiamo finita nel 2011. And now we are doing the next circle of performances, which is called Irresolvable. Irresolvable. E noi l'abbiamo terminata nel 2011. Adesso inizieremo il nuovo ciclo di performance che si chiama Irresolvable, irrisolvibile. Yeah.